Un feed, e te dico io, un fiteo, questo è un fiteo su Cannes. Parliamo tutto il tempo così, un fiteo. No, troppo faticoso. Perché dietro sempre le parole, giustamente. Dai. Salute. Dove è sonno? Vedete come sonno? Un po' di sonno stasera. Non so. Però Dove siamo sei stati in all'inizio? macchina. Ma Io siamo stati. stai già girando? Certo, sono tu un secondo. No, chi parlavi? Allora, è sempre figo dire Ma che stai scusa girando. Fabrizio, cioè Dimmi, sono Anton Giulio. le Ups, ho detto due. il nome! Ago! Ups. Ecco. Vabbè, lo sanno. Stoppiamo? Ma no, lo Non lo sa, sanno. non lo sanno. Sono le 2:03. Le due. Beh, Stiamo tranquillamente. fuori casa tua. Abiti in Tranquillamente. un comprensorio Dai, dove che nessuno ci finiamo! rompe le palle. Non c'è gente che ci viene a menare. Non c'è. La luna in cielo brilla con le Beh, stelle. È una serata fresca, tutto invita a che dobbiamo piaceri fare? d'amore. Ma no, dobbiamo Ma fare il perché video. non ci mettiamo a pomiciare a Ma mangiare dopo. qua queste cose? Dai! Dobbiamo poter fare un video. Questo qua noi siamo un pub di pubblico in Ma ti piedi. sei imbarazzato che ti ho detto questa cosa? Per niente, no, l'avremmo fatto sicuramente altri giorni. Imbarazzato io. Io imbarazzato. Ma io sono uno che Sei racconta. l'imbarazzo Ma di io so. stomaco, fatta Ma io persona. sono uno che stasera ha raccontato la prima. Ho raccontato a una persona che ho conosciuto per la prima volta che mi sono cagato sotto una volta. Figurati se mi imbarazzo. Sono i tuoi biglietti da E lo visita. sto dicendo a tutti su YouTube, capito? Questo è bello. Allora, oggi parliamo, questa Anche sera perché tutti parliamo. proprio sono interessatissimi a questa tua A chi io mi cago attività sotto? Dai, un minuto e mezzo, un interiore. minuto e mezzo. Buttato, dice. Nel cesso, Cannes. come? Cannes. A cazzo di Menare il Cannes. Cannes per l'aia. Sto facendo un video a cazzo di Cannes. A cazzo di canne. Di Cam. Mi fai dire le parolacce. Vabbè. Allora, parliamo del Festival di Ma Cannes. che non Dal. devo dire? Un festival ci deve ancora essere. Fammi Ma ci finire. vado io, te no, Lui tu ci va, vuoi? appunto, tu, visto che ci sei a Cannes. E Vediamo. ci Sei tu sei con me. adesso, canne. Cosa mi hai fatto A ridere? te, solo a te. Solo a me. A chi mi vuoi bene. Abbiamo qui, facciamo soltanto i film del concorso perché fa tutte le altre sezioni, famo le Che palle 6 di le altre mattina. sezioni di Le Cannes. altre fatte ce ne strafottiamo. Leggeremo i film dal 13 al. Ventiquattro. No, dal. Ah, c'è cioè il 13 al 24? Scusate. Il Festival di Cannes, a Cannes, appunto. I film in concorso. Che cosa ci aspettiamo da Il questo festival? Cannes mormorava. Vabbè, il Calmo e placido al passaggio ti passaggio dal puzzano. 13 al 24 maggio. No, era te Che puzzano i piedi del formaggio. sta bello sapevo. Abbiamo i film in concorso. Cosa ne pensi di questo Festival di Cannes? Allora, delle giurie. Una bomba come al solito. Ah no, la giuria. Ma la giuria, oddio, sono tutti attori, attrici. Boh, sì, boh. Poteva Stava. essere un po' Chi meglio. avresti voluto Non ci sono in degli intellettuali, non ci sono dei I musicisti. critici, mi ricordo. Non ci sono sì dei grandi critici, però insomma, vabbè, va bene, ma Una volta c'era Bob tanto la Sinclair. giuria si sa, oramai, lo si può dire, oramai le giurie sono. Taroccate. No, sì, cioè sono messe insieme tanto per A fare posto. scena, ci hanno già deciso qual è la Palma d'Oro. Che E quest'anno non lo so, l'altro anno già si è? sapeva. Andiamo ad elencare i Proviamo a film del vedere, ecco, vogliamo concorso. vedere se la indoviniamo. Benissimo, no, Ok. mi ricordo che a Venezia un paio di anni fa in giuria c'era Bob Sinclair, cioè per Per dire. esempio, capito? Non c'è Quest'anno manco. c'è Ah, beh, Sienna aspetta. Miller. C'è Senna Miller, c'è Xavier Dolan, c'è. No, Xavier Dolan, per carità, tutta Chi era? gente Jake giusta. Gyllenhaal, Jake no? Gyllenhaal. Minchia, Sì, è benissimo. simpatico, È però. simpatico. E allora, scusa, c'era già Zanché. No. No. No, sì, c'era già Zanché. Cianché? Vabbè, basta. Comunque, quest'anno Cianché è in concorso, Cioè, proprio Zanché. col Allora, Telefono. una cosa per grado. Allora, il primo film del concorso è la Tête Oe. Non le francese sai leggere tu. La tête haute. Tête Haute, Sì, che non andrò neanche a che è vedere un per film polemica. d'apertura. Cioè, non si può aprire canne con un film francese di una sconosciuta. Va bene, veloce, sennò non ce lo Appunto, non carica. andrò neanche a vedere, ve Per lo dico Emmanuel subito. Bercot. Poi Chi è sta abbiamo il film. Emmanuel Non lo so. Bercot? Poi Capivo se era Emmanuel Bercou, ma manco Bercot, cioè. Benissimo. Poi Vabbè. abbiamo il film Des Pannes, Temporary Little di Jacques Audiard. Che Jacques aspettiamo. Audiard è un Jacques Audiard è grandissimo. un Qualunque cosa grandissimo. fai, dica, Benissimo. Questo è il video faccia, dica. improntato. Esatto. Lo scopo del video è tu che dici, che fai commenti sui film, tu registi e basta. Questo, poi abbiamo il film di Stéphane Brisé che si chiama Les Lois du Marché. La loi du marché, Du certo, è un bel film Marché. francese. Già. La legge del mercato sarebbe, no?
Sì. Però Stéphane Brisé, perdonami, io non so chi sia. Manco io. Ed è in concorso a Cannes. Ed è in concorso a Cannes. Poi abbiamo la tua amatissima Valérie Donzelli. La smorfiosa. Che io che già il titolo fa ridere. Marguerite et Julien. Già fa ridere il titolo. Io adoro Valérie Donzelli, anche Rauco. Ciao Rauco, saluta Rauco. Una delle registe. Saluta Rauco. Ciao Rauco. Una delle registe più... donna, quindi sai che la mia misoginia, vabbè, no? E lui un po' mi sogna, no, ma è proprio ridicola, è cioè ridicola. Una che no, per favore, cioè, due poi, film ho visto, due film, uno più peggio dell'altro. Bellissimo. Manda la man, soprattutto, pazzesco. Manda la man, bellissimo. Che quando le sai le cose di certo, sai dire, beh, sugli accenti sono un po' incerto. Valérie Donzelli, beh, con ciao, già fare del nome, pensa pure il film. Ciao, ciaone. Poi abbiamo Matteo Garrone, applauso, vai, applauso. No. Matteo Garrone, beh, venerazione. Venerazione, io sono racconti? Molto in polemica col fatto di chiamarlo il racconto dei racconti, perché si chiama Lucunto degli Cunti. Vabbè, ma lo devi tradurre in italiano. Lo so, ma Lucunto degli Cunti è uno che sono cresciuto tutta una vita. Che sembra il conto dei conti, però sembra il conto, vabbè, il conte di Conte Cristo. Però di Conte il Cristo. Racconto dei racconti sembra una selezione del Reader's Digest. Però, poi vabbè. Abbiamo, e che se lo aspettiamo molto, Carollo, abbiamo il nome finito Todd Hines, ma che stiamo scherzando? Con tornato al cinema Todd Hines, regista di... ha fatto la televisione. Beh, di... televisione, ha fatto tanto un film per la televisione. Vabbè, ha fatto quella roba lì, però cioè, poteva fare Mil un film pezzo, pazzesco, che scherzo. Sì, ma insomma... televisivo. Buono, perché... Che era il suo capolavoro, eh? Mette... Il suo capolavoro, eh? Cos'era lì? I'm not there. Quello dei... Che succede? No, no, lo scherzo. I'm not there, cioè... Cosa più straordinaria dell'umano, ricordo ancora Enrico Ghezzi che piangeva, che alla fine del film a Venezia mi venne incontro e ci abbracciamo. Ma che non sapevamo che dire. Basta, ok, bene, mi stai facendo piangere pure a me, perché quando... Poi abbiamo il grandissimo ritorno, ecco, adesso cominciamo con gli asiatici. Il grandissimo Sien, il film si chiama L'assassino. L'assassino, gna, 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 gna. Oddio, non lo so, il razzista prende il grandissimo cinese, ma no, ma figurati, non lo sappiamo. Il nuovo film di Assassin. Poi abbiamo il nuovo film di Jia Zhangke, del più grande regista cinese, asiatico vivente, Wang Bing, giovane. Wang Bing è giovanissimo, anche Wang Bing, forse è proprio più giovane Jia Zhangke. Sì, però fa poco, basta, fa offeso, poca basta. Narrazione, cioè dovrebbe che tornare alla narrazione. Per carità, comunque Wang Bing è enorme, ecco. Però c'è anche maturo. Vabbè, come il film si chiama Mountains, minchia, The Mountains My Depart. Shanghai, no, le montagne May Depart. Ah, May, scusa. Possono partire. Bello come titolo, molto è vero, bello. Sì. Poi abbiamo il giapponese. Cuore, il libro Koreeda. Abbiamo Hirokazu Koreeda. Strappa lacrime. Poi la nostra sorellina si chiamerà. Vabbè. Il titolo, già l'ho visto. Già l'ho, perché già l'ho visto? E c'è a crei caricato. Oka-san, cosa vuol dire? Oka-san. Vabbè, basta. Vuol dire mamma. Vuol dire mamma. Gli altri film sono Justin Kurzel. Basta. Il Macbeth di Justin Kurzel. Ma che cazzo è? Penso, perché è giusto anche metterci qualche sconosciuto, perché tutti c'è, i finomi... Cioè, invece c'era Siva. Pure bene. Scorso, ecco, appunto. Però Justin Kurzel. Ecco, qui cominciamo a ragionare. Macbeth, abbiamo il suppongo che sia tratto da Shakespeare. Abbiamo anche il nuovo film di Yorgos Lanthimos, che era quello di Kinodonta. Lanthimos. Kinodonta, Salpis, che a lui è piaciuto a me, sì, perché è figo. L'Aragosta. E abbiamo The Lobster, che diciamo un grande cast internazionale, grandi attori. Non mi ricordo, spero, non mi ricordo non manco nulla, uno. Però, perché insomma, se Cannes vuole sopravvivere, non può dare un. Vabbè, però la Grecia quest'anno, il debito. Il debito. Pure l'anno scorso c'era il debito, non è che solo quest'anno. La Turchia. E tu c'era la Grecia l'altro anno. No, nel senso, vabbè. Mai no, però quest'anno con le nuove elezioni è venuto su Tsipras. Vabbè, non... Beh, però potrebbe... Sì, un premio se lo potrebbe beccare. Tsipras. Di qui lo dico e qui lo nego. Tsipras è bellissimo. Posso stringerti la mano? Tsipras è bellissimo. Non facciare... Poi, il nuovo film di Maiven Lebesco, che aveva fatto Police. A me non dispiacque Police, ma c'è sto finale. Trovami una regista italiana, donna. No, allora. Donna che fa un bel film così. Ma guarda, quello come quello. Questo magari lo vedrò con molta Police aveva una prima metà che tu dici che cazzo. Police era bella, Police era proprio bella. No, c'era una prima metà del nero, c'aveva nero, una prima bellissima. Ma c'è la prima metà che dici no, aspetta, un miracolo sto vabbè, film. Poi dopo c'è dei toni un po'
Quelli si buttano, zio. È melodramma. È melodrammi, troppo melodramma. Però cioè, la scena della tipa che racconta di come si faceva scopare su internet, che era pazzesco. Che quelli che si mettevano a ridere, è pazzesco. E poi andiamo a finire Nanni Moretti, che abbiamo fatto una caldo su The Crisis. Andate a vedere il nostro caldo, mia madre. Già sapete che ci ha fatto tanto piacere. Che è meraviglioso. Ci è tanto piaciuto. Poi abbiamo l'opera prima di Laszlo Nemes, che si chiama Son of Saul. Il figlio di Saul. Ah, non dell'anima, quello è Saul, imbecille. No, Saul. Poi andiamo. Non chi film era Saul? Di, quello di Breaking Bad. Saul. Cioè, Goodman, perché la Bibbia non esiste, capito? Vabbè, ok. No, film di? Youth, Paolo Sorrentino. E ho commentato forza, tutto? Forza, Paolone, vai. Paolone merda. Poi andiamo. Ah, questo è interessante. Il nuovo film di Joachim Trier, che non ha parente con Lars. Che non c'entra niente, sennò sarebbe Joachim von Trier. Esatto, eh. Però... è uno che aveva fatto Oslo 21 agosto, che era un film che mi è piaciuto abbastanza. Non l'ho visto mai, non so chi sia e lo vedrò con che è figo, che è figo. Vabbè. Ma prima di dire il penultimo, diciamo l'ultimo perché così ci lasciamo il penultimo. L'ultimo perché so è... che Sharif gli piace tanto Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, ciao Sharif. Denis Villeneuve, pure a Ciarallo. Sicario. Ti piace pure a Ciarallo. Ma Ciarallo, vabbè, ciao Ciarallo. Ciao Ciarallo. Che mi ha detto che c'ho i cosi, c'ho i trigliceridi alti, non so per quale motivo. Perché ti piace il triplay? Che non ti piace, no, manco a lui gli piace. E no, no, mi ha detto, okay. Mi ha detto, guarda, c'hai triglicerati perché, ma scusa, vabbè, non lascia perdere. Denis Villeneuve, ciao. Con Sicario, ecco, Sicario. Sicario, non c'è l'accento, Denis Villeneuve, no. Ma in Francia si sente c'è l'accento alla fine, giusto. Giaboni. Agu. E il penultimo, signori. Il penultimo, ma ultimo. Last but not least. Lo appoggio perché dobbiamo. Guarda che bello così, è meglio così. Ma sta ferma, invece è meglio. Una mano felice. Applauso. Gus Van Sant con The Sea of Trees. The Sea of Trees of Lives. Il mare degli alberi. Cioè, sì, speriamo che sia. Speriamo che non c'entri niente con The Sea of Trees. Questi sono il nuovo face. Guarda, se adesso che abbiamo detto Gus Van Sant, ci avrei proprio la chiusa. No, chiudi il gas e vieni via. Ma mazza. Fine. No, voglio brevemente i film fuori concorso. Fuori concorso è interessante. Sono tipo due, no. Quindi allora sono il nuovo film di Woody Allen, Rational Man. Io lo vedo e tu no. Sì, sì, ma esce in Italia, lo vedo al cinema. Ma in originale. Esce in Italia? Non lo so, infatti. Ottobre, novembre, dicembre. T'ammazzo! con Joaquin Phoenix e Maston. Poi abbiamo il nuovo film della Pixar, Inside Out, che è un capolavoro. No, vabbè, poi sembra. Questo esce a giugno. Sembra poi abbiamo Mad Max Fury Road, che esce più o meno in due giorni. Non rido neanche perché è talmente. Sto già godendo. E poi la versione animata del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Ellie ma sarà sai una. Che siamo a livelli del profeta, quello che ma abbiamo tu, visto. Ma io amo visceralmente il piccolo principe. Quindi lo so, ma sarà no, accendi la. Mi piace, è finito tanto. Secondo questo era Cannes, la nostra Cannes. Come sarà Cannes? Aspettiamo Cannes? Guarda, abbiamo qui la Cannes. non l'hai capito? La campagna? Woody Allen. No, quello è Marshall McLuhan. Guarda, abbiamo qui Marshall McLuhan. Ma da quello vabbè. Qui abbiamo qui la Cannes. No, Cannes della battaglia, Menari Camperlaia, che ne so. Rifai Gas, così chiudiamo con Gas. Gas, chiudiamo. Gas Van Sant, dai, chiudi il Gas Van Sant.